Buongiorno a tutti e benvenuti in questa presentazione della Classe. Abbiamo colto l'occasione per la presentazione delle nuove coupé Cabrio, che arriveranno un po' più avanti nella parte dell'anno, per fare un po', diciamo, dare una visione complessiva di quelle che sono le novità importanti che la Classe introduce con questa grande novità. Assieme a me, per raccontarvi in maniera molto più professionale queste nuove macchine, abbiamo chiamato quello che è il responsabile nel product management di queste automobili. E vi presento l'ingegner Stefano Ferrari. Salve a tutti, buongiorno. Allora, che ci racconterà, diciamo, quelli che sono i segreti di questa automobile. Siamo già nella presentazione, quindi bando alle ciance, entriamo subito nel vivo. Allora, qui soltanto per dare un'idea, perché siamo diventati un paese in cui i SUV sono diventati molto importanti. Pensate che siamo oltre il 40% della mix delle nostre autovetture sono costituite da SUV. Ma la Classe E è una delle automobili più storiche della gamma di Mercedes. Pensate che dal 1946, se ci fermiamo soltanto al dopoguerra, ne abbiamo vendute nel mondo oltre 14 milioni. E ne abbiamo vendute 450.000 in Italia, quindi è un'automobile e tante ancora circolano nelle nostre strade. È un'automobile importante, simbolica, tuttora è la Mercedes per antonomasia, cioè quell'automobile che se tu dici qual è la Mercedes, la gente automaticamente 9 su 10 ti dicono che la Mercedes è la Classe E. Oggi cambia. Stefano, ci racconti in due parole quali sono le grandi modifiche che ci sono nel dettaglio dell'estetica? Con piacere Eugenio, la Classe E si rinnova profondamente come? Innanzitutto cambia viso e coda, cioè sostanzialmente le nuove linee guida di quelle che saranno le berline Mercedes nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sono manifestate qua. Quindi abbiamo un muso molto sportivo, aggressivo, notate che abbiamo i power domes, cioè quei rilievi sul cofano motore di serie, questo quindi rende la macchina ancora più acquattata su strada, se così si può dire, più evidente, mentre in coda per la berlina abbiamo un cambio radicale, cioè invece di avere i fari nei lati della coda senza finire sopra il cofano posteriore, abbiamo un faro in tutta larghezza. Questo quindi da una parte dà snellezza alla linea, ma nello stesso tempo sottolinea la larghezza della macchina, quindi la sua presenza. Quindi possiamo dire che la Classe E sì, è un facelift, ma in realtà è una macchina riprogettata perché è il punto di partenza delle berline Mercedes da qui in poi. E come dicevi tu, la Classe E è da sempre l'asse portante del marchio della Stella. A prescindere dalle mode, è sempre la Classe E il laboratorio anche delle innovazioni, il laboratorio di tutto ciò che Mercedes poi declina negli altri modelli. Chiaramente facendo tandem con la Classe S, però spesso è la E che anticipa dei temi che poi vengono portati a livello ancora più in alto dalla Classe E S. poi Quindi esternamente queste sono le modifiche principali. è vero, perché le modifiche, tu, i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, sono cambiati completamente, che è una cosa, diciamo, impegnativa dal punto di vista di progetto. E poi mi sembra che questa sia la versione premium con il kit AMG, quindi la più sportiva. Esattamente, e noterai pure che c'è una differenziazione della versione premium ancora più marcata di prima, proprio dato dal disegno della mascherina ad allargarsi. Quindi la macchina è tutta più sportiva a partire dalla versione sport, quella di ingresso, ma proprio per questo motivo la versione premium deve essere ancora più distinta e quindi si comincia a fare fatica a distinguere, diciamo, la premium da quella che qualche anno fa era la AMG pura. Questo per dirti quanto in avanti si è andati con uno stile sempre più votato alla sportività e, diciamo così, alla presenza su strada per farsi notare da subito. Allora, passiamo alla cosa. Io qui devo dirti una cosa. Tu lo sai che io, insomma, sono un po' avanti con l'età, possiedo, diciamo, una Siamo Cabrio. in due. Grazie. Possiedo una Cabrio degli anni 90 della serie 124. Quindi devo dire che, anche se le AMG mi piacciono moltissimo, devo dire il mirino e il look un po', diciamo, più lussuoso, leggermente meno sportivo, ma più elegante, a me piace tanto. E però ti posso dire che proprio per chi ha i gusti come te, anche per un fatto di distinzione, come vedi, Classe E continua ad offrire una versione specializzata per questo tipo di fascino.
E ti dirò di più, proprio il fatto che ormai la stella centrale è diventato lo stilema base, direi per tutte le berline, ma per tutta la produzione Mercedes, questo permette all'unica versione che ancora, come dici tu, il mirino sul cofano, di essere ancora più esclusiva. Cioè una volta, tanti anni fa, anche le versioni base delle Mercedes avevano la stella sul cofano. Adesso devi proprio scegliere la versione dedicata, ma paradossalmente la rende fuori dal coro in modo ancora più evidente. Quindi chi la prende veramente si distingue da quello che diciamo il mainstream. Quindi S ed E attualmente sono le uniche berline di Mercedes che hanno questa caratteristica distintiva. E comunque noterei anche che la maggiore contemporaneità della versione exclusive, come appunto è quella come è chiamata, quella con la versione di cui stiamo parlando, si nota nella mascherina. Cioè la mascherina è molto più sportiva, larga e innervata rispetto a quelle che si avevano una volta su questo tipo di design. Quindi anche l'exclusive è al passo coi tempi, pur mantenendo la distinzione che a te piace tanto e non solo a te. Ecco, sai perché? Poi noto che rispetto al passato, questa è anche sportiva, perché la parte inferiore è molto aggressiva con queste prese d'aria, che sono addirittura sembrano quasi più grandi rispetto a quella della Premium, da un certo punto di vista. Quindi secondo me è la versione più bella per la classe E. Questo è il Se tu ci fai caso, la Premium, come ormai da qualche anno è, ha delle feritoie distanziate. Qui invece abbiamo un'unica bocca e le cromature specifiche per questa versione mostrano quanto questa bocca sia grande. Adesso tu mi fai vedere la all-terrain e mi fa piacere che tu la faccia vedere, perché in proporzione questa versione, anzi questa offerta di corpo vettura, è quella che è cambiata di meno, e questa è una dimostrazione di quanto fosse già più avanti nello spirito di classe E. Quindi di che cosa si arricchisce? Chiaramente del nuovo disegno dei fari, quindi del nuovo muso sempre più in linea con la famiglia dei SUV. Ci sono proprio dei trapianti di elementi stilistici tipici, come le lamelle con le cromature e i grossi inserti rettangolari. Ma soprattutto anche qua i Power Dome fanno la loro comparsa di serie, e guarda come ci stanno bene in contrasto con i passaruota neri. Sì, questa è una macchina che ha avuto tanto successo in Italia, perché devo dire questo concetto di station wagon con un grande spazio da terra, e soprattutto con delle gomme molto grandi ma con una spalla più elevata, oltretutto con le ultime versioni MO che proteggono i bordi dei cerchi, e quindi hanno risolto in gran parte il problema dello scratch dei cerchi nei parcheggi, devo dire sono una soluzione molto intelligente per le pessime strade di alcune nostre città. Sì, infatti. Ma comunque il cerchio da 19 è sempre di serie, come lo era prima ed essere. Questo anche da un bello status alla macchina. Ma tu mi fai vedere adesso la coupé cabrio. Chiaramente anche queste si rinnovano, perché la famiglia della classe E è una sola, quindi tutti i corpi vettura fanno parte di un'unica famiglia. E anche queste si arricchiscono di un muso completamente ridisegnato, e dove il disegno dei fari posteriori rimane come scafo uguale, cambia la tecnologia dentro per l'illuminazione. Quindi si rinnova il design quando sono accesi. Naturalmente sulla cabrio c'è sempre l'air scarf e il dispositivo. Marchio di fabbrica ormai, certamente, irrinunciabile direi adesso. Ecco, quello quanto mi manca sulla mia vecchia, perché effettivamente i turbini all'interno dell'abitacolo quando viaggi aperto effettivamente sono fastidiosi. Allora andiamo sulla prossima slide e andiamo a vedere quello che è cambiato all'interno, perché è cambiato tanto. Allora mi piace sottolineare due cose. Da una parte c'è l'evoluzione continua che a primo occhio non si vede, ma c'è ed è profonda, e parlo della telematica, cioè della MBUX, la famosa telematica intelligente con l'assistente vocale che ha debuttato su classe A, che si sta diffondendo su tutta la nostra gamma, diventando un marchio di fabbrica tra i più apprezzati di Mercedes in Italia. E in questo caso la strumentazione rimane uguale a prima come aspetto, ma in realtà c'è un cambiamento profondo. Lo schermo centrale diventa touch, proprio perché c'è MBUX dietro. E infatti per i più attenti si può notare come anche il touchpad centrale non ha più la rotella, proprio perché con MBUX i modi di gestire lo schermo centrale della telematica della macchina, dell'infotainment, sono tre: o touch sullo schermo, o touch sul touchpad centrale,
o tramite i comandi a sfioramento sul volante. E a questo riguardo, sempre a sottolineare come la classe E è un continuo laboratorio, il volante non è solo stato cambiato. Debutta la generazione nuova di volanti che vedremo su tutte le prossime Mercedes, dove da una parte un'opera di miniaturizzazione dell'airbag ha reso il mozzo tra i più piccoli del mercato, il che permette di avere grande visibilità della strumentazione digitale, oggi sempre più ricca di dettagli, e poi i comandi che prima erano a sfioramento solo per i due touch e touchpad a sinistra e a destra della razza sono diventati integralmente touch, cioè tutti i comandi del volante sono di tipo capacitivo. Quindi non solo è bello come design, ma è proprio molto tecnologico più di prima. E per il resto le finiture, il disegno principale degli interni è rimasto invariato perché era già al top prima. Devo dire, qui naturalmente Energizing Comfort, quindi tutte quelle caratteristiche di comfort che sono state introdotte con la classe S sono naturalmente disponibili anche sulla classe E. Certamente, infatti c'è tutto al massimo livello di personalizzazione. E questo è il debutto del volante, perché probabilmente questo volante andrà anche sulle altre automobili in un prossimo futuro, ma la classe E è la prima ad avere questo segno. È la prima che debutta, sì, è la prima dove debutta. Questo è il volante delle versioni che non hanno gli interni MG Line, quindi un tre razze, le versioni con il pacchetto MG Line all'interno, quindi la versione più sportiva degli interni, hanno le razze orizzontali sdoppiate in due e quindi diventa praticamente un tre razze costituito in realtà da cinque. Perfetto. Allora, e che succede per quanto riguarda gli ADAS? Allora, qui il discorso si potrebbe sintetizzare in modo molto semplice. Non ci sono rivoluzioni, ma una continua evoluzione nel profondo. Questo perché? Perché già prima classe E, anche la generazione precedente, aveva tutte le funzioni che servivano. Come piace dire a me, sostanzialmente ti metti in macchina, imposti la velocità e poi lasci fare la macchina tenendo sempre le mani sul volante, ma sai di essere coperto davanti, dietro e di lato sostanzialmente da tutto ciò che può essere ostile nei confronti della macchina e della sicurezza. Con la nuova generazione le funzioni sono tra virgolette le stesse, ma quello che cambia sono gli affinamenti. Cioè, più si va avanti e più si riducono al minimo i casi in cui il sistema magari potrebbe non intervenire. Quindi aumentano i range di distanza, aumentano i range di velocità e quindi i casi particolari, penso per esempio alle macchine che si possono incrociare in condizioni di pericolo e tutte le altre situazioni che vedete qui riportate sullo schermo, diventano sempre più fini e sempre più puntuali. Cioè andiamo veramente sempre di più verso l'obiettivo della incidentalità zero, che è un obiettivo che gli ADAS si pongono da quando sono stati inventati. Allora Stefano, guarda, è proprio vero quello che tu dici, perché oltretutto la tecnologia, questa macchina l'ho portata, e una delle cose che mi è rimasta più impressa è che effettivamente questi nuovi sistemi tecnologici che hanno inserito hanno consentito agli ADAS di essere più morbidi nel loro intervento, perché io, diciamo, ho una... La mia auto di oggi effettivamente quando faccio qualche cosa che non va interviene abbastanza bruscamente, è piuttosto teutonica, diciamo, nel suo intervento per riportarti. Oggi, diciamo, questa macchina è diventata molto più morbida, sempre decisa, ma molto meno fastidiosa, diciamo, nella forza dell'intervento. E mi piace che tu l'abbia detto, sai perché? Perché ormai gli ADAS stanno diventando, come bene che sia, un patrimonio comune a vari livelli un po' in tutta la produzione automobilistica. Quello che sempre di più farà la differenza è proprio diciamo, la raffinatezza con cui intervengono. Cioè l'obiettivo di Mercedes è da sempre arrivare a un intervento che tu non ti accorgi che è avvenuto. Sostanzialmente la macchina mira a proteggerti dando sempre meno la sensazione che abbia fatto qualcosa per farlo. Allora, andiamo alla prossima slide. Ecco, questo è è una chicca che debutta con la classe nuova. Sostanzialmente il pacchetto antifurto, che è sempre esistito chiaramente nelle nostre macchine, qui si arricchisce di un'impostazione nuova. Cioè, a tutto ciò che era già presente, quindi l'antifurto volumetrico, perimetrico, antisollevamento, eccetera, si aggiunge la possibilità della localizzazione del veicolo rubato con il pacchetto Urban Guard Plus. Questo com'è possibile? Tramite la tecnologia Mercedes Me. Quindi se da una parte abbiamo l'infotainment di MBUX, che ha la massima, diciamo, la massima potenza nell'ambito della nostra produzione, chiaramente anche tutti i servizi
collegati tramite la nuvola di Mercedes-Me sono allo stesso livello, e questo è una, diciamo, delle manifestazioni più evidenti. Ecco, questa cosa è importante, la localizzazione dei veicoli rubati è effettivamente un grande vantaggio, perché con questo, diciamo, Urban Guard Plus tu hai la possibilità, in realtà non è praticamente possibile, diciamo, disattivare il sistema di localizzazione della macchina. Quindi mentre su macchine in cui ci sono sistemi di antifurto in aftermarket, in cui magari c'è un'antenna per il collegamento satellitare, che insomma sono molto bravi, diciamo, i ladri nel nasconderlo, nel coprirlo magari con delle parti, su questa macchina in realtà non è possibile, perché il sistema di connessione è un sistema fondamentale per l'utilizzo della macchina. Quindi questa è una bella, il fatto di avere un sistema di localizzazione, diciamo, centrale sviluppato assieme alla macchina, dà dei grandi vantaggi. I motori. Beh, i motori, qui diciamo sempre evoluzione, però qui si parte da un'eccellenza che già avevamo, perché noi siamo gli unici nel segmento come marchio ad offrire il diesel plug-in, che secondo Mercedes è proprio la soluzione migliore per affrontare tutte le emergenze ambientali, i problemi di mobilità sostenibile e di regolamentazione che stanno sempre più diventando stringenti nella vita di chi deve comprare una macchina. Perché il plug-in diesel ha il vantaggio della elettrificazione, del poter marciare soltanto in elettrico, qui circa una cinquantina di chilometri, ma la cosa più importante è che in caso di lunghi trasferimenti ha tutti i vantaggi del diesel di ultimissima generazione, a bassissime emissioni. Quindi diciamo abbiamo il meglio di due mondi, e quello che con la classe E diventa la novità è che adesso anche in versione 4MATIC, la 4MATIC di Mercedes, quindi la vera trazione integrale a tre differenziali, veri, meccanici, a controllo elettronico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel segmento già offriamo unici i plug-in hybrid diesel, adesso abbiamo un'offerta che sia per il plug-in hybrid diesel, su cui puntiamo molto, che benzina, offre anche la trazione integrale, che di questi tempi è particolarmente richiesta e apprezzata dalla clientela di questo segmento. Quindi, diciamo, meglio di così non possiamo offrire. E i dettagli tipici di questo motore sono ben noti e apprezzati: una potenza di ben 194 cavalli solo dell'unità termica, e se si combina a quella elettrica al pieno della carica della batteria, porta a una potenza di sistema di 316 cavalli. Tu, Eugenio, ti ricordi 10 anni fa, queste erano potenze, non dico da V8, ma non certo da 4 cilindri a gasolio, per non parlare dei consumi. Senza superbollo. Questa sicuramente, perché sappiamo che l'ibrido leggero ancora oggi, diciamo così, fa parte di una, diciamo, una fascia protetta, ma questo veramente è un investimento sicuro, perché queste sono macchine ibride plug-in e quindi sono veramente esenti. E questo, diciamo, rende oltretutto anche il grande valore residuo che hanno queste macchine, le rende molto più convenienti in caso di leasing o in caso di noleggio, anche rispetto a macchine che hanno un costo più basso. Un ultimo dettaglio: per Mercedes l'obiettivo dell'elettrificazione, dell'emissione zero in termini di anidride carbonica, è, noi abbiamo un obiettivo al 2039, quindi 20 anni da questa parte, 19 anni, 11 anni prima di quello che si è stabilito da parte della comunità europea. Quindi questo significa che per noi l'elettrificazione è un must, è un elemento fondamentale della nostra strategia. Tant'è che non abbiamo chiesto nessun ritardo in Europa nell'introduzione delle multe sul CO2. Però siamo quelli che sostengono che in questi 20 anni, diciamo, gli alleati migliori saranno quelli che alcuni ritengono i nemici peggiori. Perché secondo noi l'elettrico e i diesel di ultima generazione, in particolare quelli Mercedes, sono i migliori alleati per il miglioramento delle nostre condizioni, per la riduzione sia degli inquinanti e dei climalteranti. Quindi questa è una strategia, solo le tecnologie assieme riescono a dare il meglio di sé per i risultati e naturalmente per la convenienza dell'utilizzo dei nostri clienti. Quali sono le versioni? Molto velocemente. Le versioni rimangono 5 come erano prima, sono state diciamo rimodulate per essere anche più semplici da essere percepite dal cliente. Infatti abbiamo la Sport, la nuova versione di ingresso, non c'è più l'Executive che c'era una volta,
È un ingresso in gamma già ricco, abbiamo i fari LED completamente ridisegnati di serie, abbiamo MBUX col navigatore già di serie con tutti i servizi, poi l'assistente dei segnali stradali, la telecamera posteriore, la strumentazione tutta digitale con gli schermi da 10 e 25. La Business Sport è proprio la versione dedicata a chi con la macchina ci lavora, quindi rispetto alla Sport l'estetica è la stessa, ma rispetto alla Sport ha in più le dotazioni che la rendono veramente completa per l'uso professionale, quindi aggiungiamo i sensori di parcheggio insieme alla telecamera, gli specchietti ripiegabili elettricamente, il blind spot assist e la strumentazione dalla Business Sport in su è sempre due schermi da 12 e 3, quindi la versione più grande in assoluto. L'exclusive che abbiamo già visto prima ha gli stessi contenuti della Business Sport, ma l'estetica più tradizionale con la stella sul cofano e degli interni con tessuti e inserti dedicati. La Premium, che è da sempre la versione più desiderata da chi può scegliere, è invece la versione col pacchetto MG Line esterno, quindi circa 19, aerodinamica molto aggressiva, bellissima, però con le stesse dotazioni che abbiamo già visto sulla Business Sport. Infine, la Premium Plus è come la Premium, ma ha in più, diciamo, un pacchetto che la rende ancora più tecnologica con un upgrade che vede i fari LED intelligenti multibeam, il Keyless Go, il pacchetto parcheggio con la telecamera 360 e la realtà aumentata. Quindi, come vediamo, è un'offerta facile da capire, sostanzialmente Sport, poi un livello di allestimento di accessori che è lo stesso fino alla Premium, a parte l'estetica, le caratteristiche di design, e il top di gamma che è la Premium Plus. Mi sembra che abbiamo detto praticamente tutto, quindi questo, diciamo, è un assaggio per consentirvi di prendere un po' contatto con la classe E prima di avere la possibilità di provarle queste automobili, perché forse vi abbiamo ingolosito in qualche modo, vi abbiamo interessato per darvi l'opportunità poi effettivamente di andare su strada e di verificare quello che noi abbiamo detto in maniera teorica. Con questa immagine ci teniamo a salutarvi e ci vediamo presto, sia in termini virtuali, ma speriamo anche dal punto di vista anche fisicamente. Tanti saluti. Lo speriamo davvero e arrivederci a tutti a molto presto.